Ora noi ci autodenunceremo, nel senso che noi non accetteremo di essere chiusi, noi continueremo a lavorare avanti. Non c'è solo la cotitolare del noto salone di parrucchieria Goran tra gli acconciatori pronti alla rivolta qualora l'ipotesi di chiusura dei saloni di acconciatura, anticipata stamani da Il Sole 24 Ore, venisse inserita nel prossimo DPCM. In poche ore abbiamo ricevuto decine di segnalazioni da esercenti imbufaliti dopo la diretta meridiana di Tele4, che ha approfondito il tema. Quelli che, in ossequio a ordinanze normative, si sono adeguati spendendo migliaia di euro per plexiglass, sanificazione, protezioni personali avanzate e macchine per l'ozono. Di fronte a un possibile nuovo stop, dunque, non ci stanno. Ci denunceremo, ci autodenunceremo alle varie istituzioni per far presente che con i nostri protocolli, in primis dal dispositivo della mascherina che non è una chirurgica e che questo intende un grossissimo impegno economico per noi perché ne usiamo una al giorno, perciò ogni 8 ore, e ha un costo elevato perché siamo intorno ai 5 euro. Di conseguenza noi reputiamo che nel nostro ambiente non ci possa avere nessun contagio e di conseguenza reputiamo di poter lavorare col massimo della sicurezza. Non intendiamo chiudere. Altri sbalorditi non riescono nemmeno a immaginare come l'esecutivo, che ha già imposto sacrifici pesanti alla categoria, possa immaginare un provvedimento di chiusura reiterato anche in autunno. Il scenario più plausibile, a parte che ho qualche dubbio che questo possa accadere, però al di là di questo, lo scenario che potrebbe succedere è che fanno sì che di spronare le persone, artigiani in generale, dove non hanno bisogno di una locazione come questa, di andare in giro per fare i servizi, cioè non faccio nomi, non faccio categorie, ma tutti quelli che hanno possibilità con delle attrezzature andare in giro per le case, pensando poi di poter anche rischiare di portare il contagio avanti, che uno ci crede o meno, ma in realtà è la condizione più sicura è una locazione dove è controllata, dove ci sono dei parametri da seguire, delle regole e quant'altro, altrimenti è la guerra, è una guerra tra noi e le istituzioni, dove è la guerra della sopravvivenza, la gente si arrangia come può.